Colori, linee, forme che disegnano le emozioni vissute da 200 artisti che hanno partecipato alla sfida di esprimere la propria creatività, il proprio talento, la propria voce nel contest I Am Hero, lanciato dall'assessorato alla cultura del comune di Abano Terme nel Padovano durante il lockdown. Il frutto di mesi di lavoro artistico e la mostra allestita al museo Villa Bassi Rathgeb dal titolo emblematico Arte Eroica, miti di ritrovata libertà, emozioni d'artista. Una rassegna curata da Federico Martinelli e Marilina Spataro, un percorso attraverso le opere dei vari artisti selezionati da una giuria di giornalisti e dall'assessora alla cultura Cristina Pollazzi, che racconta l'uomo e i suoi bisogni con intensità, umanità, tra speranze e paure, comune denominatore però un messaggio di serenità e positività. Ognuno di noi deve sentirsi eroe per quello che riesce a trar fuori da se stesso, in questo senso, un senso molto, molto lato, cioè cercare di vincere i propri timori, le proprie paure e di venire fuori con le proprie qualità. Visione positiva nella fede, nel pensiero, nella materialità anche di una pittura che si mescola alla poesia, alla pennellata che si associa alla parola, creando un pensiero che si colora di sentimenti. I miei quadri li dipingo solo con le mani, senza l'uso di niente, né pennelli, spadolini, solo con le mani, le unghie. Bisogna crederci, soprattutto in questi momenti di Covid che abbiamo passato, momenti bui, basta avere fede e sperare che nella libertà, infatti come oggi abbiamo tutti un pochino, abbiamo visto un po' di luce. Un'altalena interessante di messaggi esclusivi con materialità diverse, con uno spazio dedicato anche ai più piccoli. Una sezione a parte della mostra è dedicata ai tre finalisti Andrea Meneghetti, Chiara Fogliano e Carletto Cantoni. Sintesi di alto livello dell'eroismo dimostrato da tutti noi in questo momento particolare della nostra storia. Ad accompagnare la visione delle opere il recital della pianista veneta Giulia Bazzoler. Un talento, un portento di creatività ed espressività musicale.